Gli assi strategici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono essenzialmente tre. Da una parte il rapporto con la cittadinanza, che è stato ricucito attraverso numerose iniziative notturne, ma soprattutto con la nuova card che dà diritto a un abbonamento annuale ad un prezzo assolutamente simbolico. Le nuove tecnologie, il Museo di Napoli ha realizzato un videogame, Father and Son, che è stato scaricato da oltre 4 milioni di utenti in tutto il mondo e da oltre 500.000 cinesi. Le mostre all'estero che contribuiscono a garantire la solidità di bilancio e a diffondere il museo nel mondo e ovviamente, diciamo così, e una attenzione particolare alla riapertura delle storiche collezioni che erano praticamente chiuse e che ora restituiscono al museo quello splendore che aveva alla fine dell'Ottocento. Noi crediamo che il museo debba orientarsi sempre di più ad essere da una parte istituto di ricerca e quindi ad ospitare studiosi da tutto il mondo e incrementare i rapporti con l'università. Dall'altra, proprio attingendo all'etimo della parola museo, debba diventare la casa delle muse e quindi contemplare non solo la scultura, la pittura e l'architettura, ma anche un connubio tra le arti, quindi ospitare festival, rassegne culturali, rassegne artistiche e musicali.